Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi ragazzi, come vedete, location diverse, sto provando a portare diverse location. Fatemi sapere se questa vi piace, se questa inquadratura vi piace. Oggi siamo qui per un nuovo video perché? Perché è successa una cosa particolare. È uscito il video di Mr. Moz, penso lo conosciate, è il recensore di profumi molto molto esperto e professionale, in cui appunto alla fine del video, stiamo parlando ovviamente del video di Atzman, ve lo lascio comunque in descrizione sia il canale sia il video che appunto ha fatto su questo tema, appunto recensiva le fragranze di Atzman in un Discovery Set. Alla fine del video poi ha detto che sotto nei commenti avrebbe pescato un vincitore a cui avrebbe mandato il Discovery Set. Avete capito bene, ragazzi? Fortunatamente ho vinto io questo premio e quindi niente, oggi mi trovo qui a fare questo video perché ho pensato che potesse essere interessante per voi che ne conoscete e che non ne conoscete, una mia visione, ovvero una visione di un appassionato giovane che si è avvicinato da molto poco a questo mondo, neanche un anno. E appunto, qua in descrizione il video di Mr. Moz, che invece è un grande esperto, si è avvicinato da un sacco di anni a questo mondo e ne sa ovviamente più di me. Queste fragranze infatti sono fragranze orientali e devo essere sincero, il mio massimo di orientali per ora è Montale, per farvi un po' capire, ecco. No, vabbè, scherzo, magari anche altri profumi, però sicuramente fragranze come quelle di Atzman io non le avevo mai, mai provate. Quindi questo video lo faccio più che altro per voi perché mi sembra abbastanza interessante avere un dualismo tra giovane appassionato da poco approcciato alla nicchia e grande esperto di questo settore e quindi eccoci qua per il video. Vi consiglio di, se non l'avete fatto, di andare a vedere il video di Mr. Moz e se riuscite aprire due pagine, una con Mr. Moz e una con la mia, per vedere piano piano ogni profumo che cosa ne penso io e che cosa ne pensa Mr. Moz, così da avere appunto due punti di riferimento e appunto due tipi di impressioni diverse. Andrò infatti in ordine del video di Mr. Moz. Il Discovery Kit si presenta così, eccolo qua, Discovery Set, For Him, For Her, e qua c'è il logo di Atzman appunto. Si apre, ah eccolo qua, Atzman Parfums.com, è il sito, tutto nero, si apre ed è in questo modo. Dentro ci sono le quattro fragranze. Quindi ragazzi, io non le spruzzerò di nuovo perché le ho spruzzate tutte già parecchio tempo fa. Ora direi di partire con la prima. Ho qua sotto mano ovviamente degli appunti che ho preso. La prima fragranza è 2 Minutes After the Kiss. Questa fragranza è del 2021, ovviamente non dirò la marca è Atzman. Il naso di questa creazione è Cristiano Canali. Personalmente non lo conosco, ma adesso entriamo nel vivo del profumo. Allora, questo profumo, non vi leggerò le note in questi profumi a parte quelle che sento io più rilevanti, ecco. Questo è tendenzialmente un rosa patchouli oud molto speziato. Infatti apre con queste note molto molto intense e distinguibili di pimento e cardamomo. Mr. Moz appunto nel suo video dice che questo è simile a Promise di Frederic Malle o addirittura a Portrait of a Lady. Io personalmente non ho avuto la possibilità di sentire ancora quei due profumi, quindi non vi posso dire la mia in merito a questo. Comunque, a mio parere questo è un profumo sì particolare, sì speziato, rosa patchouli oud. Le spezie, soprattutto in apertura, ma anche dopo 20-30 minuti, ma anche a lungo andare, si sentono scaricandosi sempre un pochettino. Ma questa fragranza per me non è nulla di nuovo, ovvero non mi ricordo in che profumo l'ho già sentito, però questo DNA un pochettino così speziato, così un pochettino sporco, l'ho già sentito in qualche altra fragranza. Probabilmente non quelle di Frederic Malle, ovviamente, però in qualcosa di simile che si rifà magari a quelle, ecco. Come stavo dicendo prima, in questo profumo l'oud si sente trasformandolo appunto in un legnoso, però insieme a queste spezie, quindi cardamomo e pimento, come dicevamo prima, questo oud lo rende già di per sé animalico e con queste spezie, a mio parere, ancora di più. Oltre che legnoso, io lo sento anche abbastanza ambrato barra balsamico. Infatti, a mio parere, secondo me c'è qualcosa che lo rende così. Per tirare le conclusioni, è comunque una fragranza molto scura, abbastanza animalica e sì, devo dire anche sensuale. Questo profumo esce 50 ml per 190 dollari. Appunto, non ho trovato altri siti italiani che lo rivendono. Ho trovato solo sul sito di atzmanparfums.com e quindi appunto lo vendono in dollari. Buono, ma non il mio preferito di questa selezione. Comunque, ancora per il mio naso un pochettino, diciamo, poco allenato, poco esperto, ancora accettabile. Ci sta. Ah, mi sono dimenticato di dirvi.
In realtà in tutte le fragranze la durata e il sillage sono incredibili, in qualche fragranza di più, in qualche fragranza di meno, ma comunque sono pazzesche in tutti questi profumi. Quindi ragazzi, questo era 2 Minutes After The Kiss, andiamo subito alla seconda fragranza. Ragazzi, la seconda fragranza è Killer Vavoom. È una fragranza del 2022 e il naso profumiere è nient'altro che Miguel Matos. Questa fragranza inizio a dirvi che è quella che mi piace meno tra tutte. Forse anche a Mr. Moz è quella che piace meno di tutte. A lui piace meno di tutte probabilmente perché ha ripetuto che era una fragranza muschiata, soft, pulita. Ma ragazzi, a me non mi è piaciuta, non riesco a sentirla molto mia per questa nota di ambretta, questa nota animalica che sporca questo muschio, queste note polverose che le fa diventare molto animaliche. In apertura c'è anche questo sentore un pochettino fruttato che poi però a lungo andare, tipo ora non lo sento già più, a lungo andare appunto svanisce, rimanendo appunto muschiato, molto ma molto talcato, e una nota predominante a mio naso che non è abituato di ambretta. Penso sia quella che rende animalico questo profumo. Insieme a questa nota di ambretta che spezza molto aggressivamente questo muschio, questo pulito, questo sentore talcato, c'è una nota di cioccolato, allora di ambretta ovviamente come vi ho detto prima, e di cioccolato. Questo cioccolato non è un cioccolato dolce, avvolgente, ma questo è un cioccolato assolutamente molto amaro. Moz dice nel suo video che questo gli sa tipo di burro di cacao. Allora, burro di cacao potrebbe intendere perché è molto polveroso. Io lo vedrei solo in quel senso, perché dire che questo profumo sa di burro cacao, proprio la fragranza, io direi proprio di no, anzi questo è un burro cacao tirato proprio in bocca. Ovviamente queste sono le mie impressioni di un naso inesperto, quindi su altri potrebbe essere molto tranquillo. Non mi piace molto questa nota di ambretta, il castorio già lo reggo un po' di più, l'ambretta invece mi dà un pochettino fastidio, ecco. Lui dice che è un profumo da sciura e sono d'accordo con lui, è un profumo da signora, un profumo lussuoso comunque, e sì, sono d'accordo. Esce 50 ml $165, è l'unico di questi quattro che esce a $165, quindi per chi è amante del genere, un pochettino muschiato, talcato, un pochettino però anche animalico e leggermente dolce, questo fa il caso suo. Passiamo ora alla terza fragranza. Allora ragazzi, la terza fragranza è I Am Darkness di appunto Atzmann. Questa fragranza è del 2022 e il naso profumiere, ora provo a leggerlo, è Nut o Nat Weshazartar. Non lo so. Comunque, vabbè, se voi scrivete I Am Darkness di Atzmann, trovate su Fragrantica, su Parfumo, questo profumo, ecco. Sono d'accordo con Moz che dice che il nome non è azzeccato. Infatti, anche a mio naso, tra tutte e quattro le fragranze è quella più soft, è quella più luminosa, ecco. Soft, tra virgolette, ovviamente. Però sì, è molto lucente, luminosa. I Am Darkness non c'entra molto, ecco. Allora, in apertura è molto agrumato, sento molto gli agrumi e insieme a questi agrumi una nota di pepe nero che appunto rende speziato, un po' più piccantini oltre a quello che sono già questi agrumi. Questo profumo, non solo in apertura ma anche un pochettino dopo qualche minuto, qualche ora, è un pochettino fruttato. Questa frutta però è accompagnata, questa dolcezza di frutta è accompagnata da un incenso che io sento soprattutto, infatti secondo me questa è una fragranza prettamente incensata. Infatti questo incenso gli attribuisce un sentore balsamico e anche leggermente fumoso. Oltre a questo appunto incenso che lo rende un pochettino fumoso e balsamico, ci sono anche delle note che lo rendono legnoso, molto su di tutte ovviamente l'oud, e probabilmente anche altri legni che appunto non riesco a riconoscere. Anche questa fragranza esce 50 ml $190, quindi se vi piace questo genere vi consiglio di o sentirla, quindi acquistando il campioncino o il Discovery Set per sentirle tutte e quattro, oppure addirittura il Blend By Full Size, ma non ve lo consiglio, non ve lo consiglio mai. Questa ci sta, questa mi è piaciuta perché è appunto soft e a mio naso riesco a capirla e ad accettarla, ecco, ma in realtà anche la prima mi piaceva. Poi forse ora sto dicendo una bestemmia, ma questo profumo mi ricorda il mare, non il mare, mi ricorda l'ambiente, questo sole, questo appunto queste note fruttatine, non marino, non è marino, e non è neanche da mettere in estate o al mare, e non mi ricorda neanche quelle note saline, però mi ricorda una giornata soleggiata dove il mare c'è ma è molto lontano,
Però mi dà questa immagine in testa, ecco. Andiamo subito all'ultima fragranza di questo video e del Discovery Set. Ragazzi, l'ultima fragranza è Majnun o Majnun di appunto Atzmann. Ma ragazzi, questa è fantastica, questa è la mia preferita di tutte, è del 2022. Il naso è Prim Lomros, non lo conosco personalmente. E ragazzi, inizio a dire una cosa, questa fragranza non è che macchia, questa fragranza ti fa la tinta, guardate qua. Quindi state molto attenti a vaporizzarla sui vestiti, guardate anche quanto è, diciamo, oliosa, è molto densa e ovviamente anche molto scura. Questa fragranza è in breve un gourmandone cuoiato terroso. Infatti la mia nota preferita, sapete che è il cuoio? Si sente? Sì, si sente un pochettino in sottofondo, però sì, io la riesco a percepire. In realtà no, non è vero, non in sottofondo, io la sento presente in connubio con appunto queste note gourmand che sono soprattutto e appunto una nota, delle note terrose che rendono terrosa questa fragranza. Mi piace molto perché è un appunto gourmand cuoiato che io non avevo mai sentito. Mi mancava il cuoiato gourmand e l'ho trovato. Mi piace molto e quindi non lo so. Potrei pensarci. A mio parere questa è la fragranza più, diciamo, piaciona delle quattro, dico per la gente in generale, parlo da inesperto e mi proietto in gente esterna mentre passiamo che ci sente. Secondo me questo è il più accettabile, anzi è il più buono questo. Le note che appunto compongono il lato gourmand sono sicuramente soprattutto il caffè e il cioccolato e poi ovviamente c'è anche delle note di forse fava tonka e vaniglia. Questo cioccolato però, e anche cannella sento molto molto presente, questo cioccolato, stavo dicendo, non è assolutamente amaro come Killer Vavoom, ma questo cioccolato appunto è un cioccolato gourmand e dolce, sostenuto da note molto dolci. È anche abbastanza speziato, soprattutto in apertura, infatti c'è la cannella che la sento anche ora un pochettino dopo che la fragranza è stata spruzzata, e anche lo zafferano che senti in apertura e ora un pochettino si sta placando. Anche questo profumo, probabilmente grazie all'oud, è abbastanza animalico, o forse anche grazie al cuoio, però appunto con queste note di cuoio e con queste note gourmand ci sta molto ma molto bene questo animalico. Come diceva Mozzo, sono d'accordo, è un profumo molto caldo e opulento, infatti se ce lo spruzziamo addosso, soprattutto qua sopra il collo, in un giorno d'inverno, secondo me questo trasmette proprio caldo, ecco. A mio parere questo sa di un negozio che c'è qua vicino a me, che appunto vende pietre preziose, vende incensi, vende candele profumate. E sentendo questo profumo mi dà proprio la sensazione di entrare in quel negozio e sì, proprio è questo. Moz nel suo video diceva che non era un profumo molto originale. Io devo essere sincero, non ho mai sentito qualcosa del genere. Sono inesperto appunto, ho apprezzato da poco la nicchia, ma io appunto non l'ho mai sentito. Lui, sicuramente un esperto di me, dice che non è originale, quindi dipende da quanta cultura olfattiva avete. Comunque io ve lo consiglio, è davvero davvero buono, almeno di sentirlo. Anche questo esce 50 ml, $190, quindi niente, Majnun o Majnun è il mio preferito di questo set. Ragazzi, io che cosa vi devo dire? Questo video è giunto alla fine, ringrazio ancora Mr. Moz per avermi mandato, regalato questo Discovery Set. Noi ci vediamo in un prossimo video, attivate la campanellina perché è molto importante e mettete mi piace, non li chiedevo mai, ora inizio a chiedergli perché ho scoperto che l'algoritmo ci fa salire, non lo so, facciamo esplodere il canale. Ho visto che vi sta piacendo davvero tanto il mio canale, in particolare alcuni video, fatemi sapere se volete anche una parte 2 dei profumi autunnali e niente, grazie mille del supporto, grazie ancora Moz, ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!